Cosa succede in città? In una chiesa tra l'Ucraina e la Russia, di notte, un calice prende fuoco improvvisamente sull'altare. Guardate cosa succede sull'altare. Questo è il calice, vedete? Eccolo qua. Si accende un fuoco, arrivato non si sa da dove, come, perché, dal calice che viene celebrato l'Eucaristia. Questo è un altare ortodosso. Questa chiesa, qui è la telecamera notturna che filma, brucia, insomma, questo fuoco misterioso. E questa chiesa, questo altare, si trova al confine fra la Russia e l'Ucraina. Le fiamme vanno anche a finire sulla tovaglia dell'altare, che brucia ma poi non lascia tracce. Non so se vedete le fiammelle sulla tovaglia. È incredibile. Incredibile. Lentamente si spegne. Vedete la fiamma sotto il calice? La tovaglia non brucia. Nessuna bruciatura hanno trovato. Cioè non... Loro se ne sono accorti dopo che hanno visto il filmato. Vi ricordate quella croce di fuoco che ho fatto vedere, che era apparsa improvvisamente nel cielo della Siberia? Bene, la stessa croce di fuoco è apparsa nel cielo di Ottawa, in Canada. E a proposito di Ottawa, del Canada, ho mostrato la protesta dei camionisti, il governo è intervenuto, ha arrestato il capo dei camionisti e ha annunciato le sanzioni. So let me repeat what I said on Monday. If your truck is being used in these protests, your corporate accounts will be frozen. The insurance on your vehicle will be suspended. The consequences are real and they will bite. It is time for you to go home. And let me also be clear that we will have zero tolerance for the establishment of new blockades or occupations. We now have the tools to follow the money. We can see what is happening and what is being planned in real time. And we are absolutely determined that this must end now and for good. Contemporaneamente, però, tanti cowboy a cavallo si sono uniti al Fight for Freedom, protesta per la libertà, in Canada, quella dei camionisti. E visto che mi occupo di musica, quali sono gli animali che sentono di più la musica? Sicuramente pappagalli e uccelli. Down the street, and pull it out.
Anche Iggy Pop, ragazzi, il trasgressivo Iggy Pop, quello anche degli Stooges, anche lui è un pappagallo che ama la musica. Here's some UK music, baby. It's a bird song. Sweat stains on bus windows. I don't want to ruin my car.